Sergio Dottavi, ex coinquilino dell'ultima edizione del Grande Fratello, ancora nella bufera. E, da giorni che si parla molto di lui e dei cambiamenti che lo hanno riguardato, non solo nel look ma rispetto anche alle amicizie che aveva creato all'interno della casa, almeno nella prima fase, in particolare con Beatrice Luzzi e Stefano Miele, da cui ormai si è discostato. Sui social Dottavi sta ricevendo diverse critiche per questo, voltafaccia. Da poco al corso si è aggiunta una voce del tutto inaspettata. Brutta tegola per Sergio Dottavi, oggetto di critica da parte di una persona a lui molto cara. Il surfista probabilmente non si aspettava un attacco così aperto. Sicuramente ci sarà rimasto male, anche perché la cosa non è passata affatto inosservata. Se ne parla sia sui social, ma anche sulla stampa. Il primo a puntare il dito contro Sergio dopo la fine del Grande Fratello era stato l'amico Stefano Miele. Non lo so, è sparito, aveva risposto in una diretta social lo stilista a chi gli chiedeva se si stava vedendo con Dottavi. Non so che dirvi sinceramente. Non risponde e si sta facendo i cavoli suoi. Lo abbiamo perso. I due avevano fatto ingresso insieme nella casa di Cinecittà. Alla vigilia di Natale, forse per questo almeno nelle prime settimane tra i due si creò subito un legame forte, esteso a Beatrice Luzzi. La trasformazione di Sergio secondo molti è cominciata quando il giovane si è innamorato di un'altra concorrente del GF, Greta Rossetti. Questo ha portato Sergio ad allontanarsi dal nucleo originario di amicizie per passare più tempo con la bella influencer milanese. Dentro la casa poi il surfista ha trovato nuovi amici in Anita Olvieri, nemica giurata di Beatrice Luzzi, e Alessio Falsone.